Sicuramente vi consiglio l'alimentazione dei Magnifici 20, perché va bene tutto l'anno, soprattutto anche nei periodi di festa, perché è molto colorata. Cosa vuol dire? Vuol dire utilizzare, sicuramente ridurre i grassi troppo saturi, quindi anche i formaggi stagionati, le carni rosse, gli insaccati, i salumi, e privilegiare quelli che sono legumi, verdure di stagione, frutta di stagione, e perché no, portare in tavola un po' di piatti integrali che sicuramente non guastano, non mancano di sapore, anche perché bisogna saperli condire bene, poi il gioco è fatto. Non abbiamo paura di consumare prodotti integrali, quindi vuol dire che anche un semplice farro, un orzo lessato, la quinoa magari, o anche un buon riso semi-integrale, un riso venere, una pasta al farro di Kamut, ecco, molto spesso si ha paura di utilizzarli. Il mio consiglio è quello di prepararli, cuocerli, quindi normalmente in poca acqua salata, e poi condirli con quelle che sono le mie salse, i miei condimenti che prediligo nel mio anno in cucina. Sono il pesto di sedano, il pesto di rucola, quello di salvia, quello di spinaci ricco di folati. Insomma, sono tutte salse e condimenti molto ricchi, molto saporiti, e che aiutano tantissimo ad apprezzare anche questi cereali che purtroppo, insomma, come italiani non mangiamo così spesso. Allora, io dico sempre di abbinare a una buona alimentazione anche un po' di movimento, quindi di sicuro, come poi suggeriscono i consigli proprio del periodo, dobbiamo muoverci sicuramente un po'. E poi se, certamente abbinare anche magari un po' di tisane, di spremute arance rosse, insomma, sono tutti prodotti che favoriscono poi una riattivazione del nostro metabolismo, prevengono tanti malanni anche di stagione e soprattutto rinvigoriscono proprio il fisico. Quindi il mio consiglio è bere, 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 bere. Eliminiamo anche le tossine in eccesso. Il mio piatto di Natale è abbastanza articolato, non peraltro è uscito anche il mio pranzo di Natale, quindi è l'ebook con il quale proprio vado a spiegarvi quello che mangeremo qua, insomma, il 24 sera in casa. È un pranzo di Natale molto ricco, però allo stesso tempo anche, vabbè, nutrizionalmente interessante, ma tutto completamente funzionale. Vi anticipo subito che è molto colorato, perché giustamente sfrutto quelli che sono i colori anche del mio Natale, e parto proprio con dei ceci che vado a condire con del pesto di salvia e una julienne di pomodorini secchi. Segue l'hummus di ceci che viene servito con del mio pane integrale aromatizzato. Solitamente utilizzo anche poi molte cipolle, spezie, piuttosto che erbe aromatiche, noci. Quindi è un pane molto, molto carico, però fa proprio festa. In più la frutta secca, si sa, a Natale deve essere presente, non solo a Natale, però nel mio caso è presente anche nel pane addirittura. C'è un'insalata russa molto leggera, perché è preparata tutta in casa rigorosamente, compresa la maionese, che è quella senza uova. Poi la pasta integrale con funghi e una besciamella di ricotta. Potete fare anche una lasagna tranquillamente, però ecco, questo è quello che poi andrò a preparare. Insalata di finocchi, melagrane e arance per pulire un po' la bocca e per dare anche una buona dose di vitamine e di fibre. E poi finiamo con uno sgombro in salsa di cipolle rosse. Dulcis in fundo, la mia ciocco pere rivisitata un po' al profumo di Natale, quindi tanta cannella e molto zenzero nell'impasto.